Bentornati nella Ladderlock in Overused Omega e abbiamo cambiato key. Qui vai, abbiamo messo Gengar. Ci troviamo contro un avversario con il carissimo, come si chiama? Madonna, Embipom, con cui probabilmente inizierà la lotta. E quindi con un Embipom io inizio con un Arcanine. Perché se inizio con Embipom no, inizio con Nospas. Nospas, che vuole metterci le rocce, maledetto Nospas, lo scottiamo prima di tutto. No! Però adesso Nospas è di tipo acciaio, vero? Mandare in campo. Mi aspetto un Espeon, se non succede potrò fare un Morning Sun in tranquillità. Ciao Espeon! Dicevo ciao non perché sei arrivato, ma perché te ne stai andando, evidentemente. Allora, un Espeon che va giù di estra rapido, ok. Se forfeita l'avversario sarà un video di 2 minuti. Sarà un video di 2 minuti se forfeita l'avversario. No, ma nel capo Cofagricus. Cofagricus che vorrà farci knockoff. E onestamente, voglio che faccia knockoff a Shishido piuttosto che a qualcun altro. Anche perché adesso posso scottare in tutta tranquillità. Nasty plot. Allora, possiamo fare fuoco carica senza problemi, per il semplice motivo che l'abilità di Arcanine è una che si attiva nel momento in cui entra in campo. Quindi anche se c'è Mumia non ce ne frega molto. Adesso, Rocky Helmet, Pain Split, interessante. Il fatto è adesso, attaccheremo di nuovo? Molto probabilmente sì, devo switchare su qualcuno che possa gestire Cofagricus. Mandiamo in campo con Keldur. Perché mandiamo in campo con Keldur? Perché un Keldur può fare knockoff, levargli lo strumento, soprattutto adesso che ha l'attacco aumentato, ma soltanto per questo turno. E dopo, mentre lui farà Pain Split, ok, no, critico, lo buttiamo giù. Dicevo, mentre lui farà Pain Split, manderemo in campo Gengar. Maledetto Bitorzolelmo, ci ha dato tanti problemi. Adesso mi aspetto l'entrata di Ambipum, appunto, per fare un Fake Out. Su quel Fake Out io mando in campo Arcanine, che è la nostra scelta migliore al momento, anche se ci prendiamo i danni. Anche se ci prendiamo grandi danni. Invece no, va di Aerial Ace. Aerial Ace. Non possiamo più switchare. Non possiamo più switchare. Se ci moriamo, ci moriamo. Vabbè. Allora, lui ha. Ok, Low Kick non ci butta giù. Non ci butta giù e questo è un grandissimo guadagno. Recuperiamo vita, siamo al 58%. Morning Sun o Winnow Wisp? Morning Sun, andiamo sul sicuro. Lui manda in campo il suo Nospas. Cosa vuole fare con Nospas? Io voglio sicuramente fare un Winnow Wisp su quel Nospas. Allora, scottato e va di roccio tomba, non ci fa molto, quindi diminuisce la velocità. Ok, direi che adesso possiamo mandare in campo il nostro Excadrill. Nospas è uno di quei Pokémon che anche se attaccano fanno pochi danni una volta scottati, quindi anche se fa terremoto non sono eccessivamente preoccupato per il mio Excadrill. Posso mandarlo in campo, fare Rapid Spin e poi buttarlo giù con un terremoto. Nel caso switchasse, uno dei suoi Pokémon si prendeva il Rapid Spin o il terremoto. Roccio tomba, fallisce. 95% di precisione, non succede molto spesso, ma devi prenderti i tuoi rischi. E siamo anche trappati. Vado di Rapid Spin, ok? Leviamo tutto, va di Pain Split, interessante. Interessante set, però un terremoto non lo prendi molto bene tu. Lo prendi per niente bene tu. Cosa è successo? Ho visto un attimo una cosa che si muoveva. Non vorrei che si fosse modificata la grafica proprio mentre giochiamo. La grafica più che altro quella che utilizzo su Showdown, perché ricordiamo che questa grafica è infame e si muove sempre, si muove come vuole. Praticamente c'è la parte sopra Skip Turn e Go to Last Turn e sopra What Will Tarkas Do che è sempre si alza, si abbassa, devo sempre fare grafiche diverse. È molto fastidioso. Allora, lui ha velocità di, non posso vederlo, 360 più o meno mi pare, supera Gengar in poche parole. Mandiamo in campo il nostro Hydreigon. Perché può fare retromarcia, lui cosa vorrà fare? Fake out, ok, benissimo. Facciamo Draco Meteor forse, però c'ha Snorlax. E io su Snorlax volevo fare retromarcia. Anche se, Draco Meteor, dai. Drago Meteor, Drop Draco, Embiumen va KO. Però adesso siamo costretti a switchare, perché altrimenti siamo setup bait per quel fastidioso Snorlax. Anche se lui probabilmente adesso farà Assorbipugno. Missiamo, non fare Dragodanza, fa Dragodanza. Fa Dragodanza. Adesso il fatto, rimaniamo in campo ad attaccare, lui probabilmente farà un'altra Dragodanza. Ma andiamo in campo Arcanine.
Dovevo mandarlo subito in campo, dovevo predictare questa cosa. Dovevo predictarla. Diminuiamo il suo attacco, lui va di gelo pugno, mi dispiace per te, con un critico non ci fai nulla. E Will-O-Wisp. Will-O-Wisp. Knock-Off ci fa il 37,6% di danno. Adesso con assorbi pugno da scottato non dovrebbe farci abbastanza danni da buttarci giù. Ok, va di Dragodanza. L'unico caso è se ammuta. Se ammuta è un problema. E proprio nel caso lui abbia muta, io adesso faccio il Flare Blitz. Per buttarlo giù, non lo stallo. Cerco di buttarlo giù il più velocemente possibile. Appunto, Flare Blitz, 50% di danni. E allora, dato che ha fatto il 50%, extra rapido non penso basti se fa un assorbi pugno. Però se fa un assorbi pugno, adesso non penso abbia muta. Penso abbia Moxie. Penso abbia Moxie. Allora, ok, un altro Morning Sun e poi facciamo un bel Flare Blitz. Dato che adesso, nel peggiore dei casi in cui si attivi muta, nel caso ce l'avesse, comunque non ci butta giù. E facciamo Flare Blitz o due extra rapidi. Facciamo due extra rapidi, però lui ha forfettato e ne abbiamo vinto un'altra. E sembra non avere fine la modalità difficile di questa Ladderlock. Vi ringrazio per la visione e continuo a dare un tocco di Mr. Battery. Vi do appuntamento ad un prossimo video. E faccio una outro veloce perché devo starnutire e non voglio metterlo nel video.